Abbiamo testato per la prima volta Luigi Di Maio. Perché? Perché c'è stato un endorsement esplicito da parte prima di Di Battista, poi di Esatto, solo Grillo, che lì. e lo vediamo ben posizionato, perché batterebbe anche Salvini, sta al No, 24%, sopra Salvini, soprattutto Grillo al batterebbe Grillo. 19%, Berlusconi l'11%, Alfano al Batte 9%. Grillo soprattutto. I sondaggi di Mi solito pare. sono noiosi, devo dire che questa cosa di Di Maio è importante, Questo perché lui batte Grillo. È Vabbè, no, sopra perché, Grillo, non è perché poco. Grillo non è Perché percepito Di Maio, probabilmente come attenzione, perché Di Maio è un un... politico di Esatto, professione. Grillo non è percepito come un Come candidato direbbe leader. Grillo, è Ha uno che fatto non ha mai lavorato, ha un'investitura. fatto Lo politica tutta la vediamo Di vita. Maio, Rosa? Mi è capitato di vedere due trasmissioni televisive su Rai 3, non so quale trasmissionaccia, ma erano presenti due valorosi esponenti dei 5 Stelle. Di Maio Luigi, nostro conterraneo, e Di Battista, non mi ricordo il nome, Giovanni Di Battista, Pasquale, non mi ricordo. E che tenerezza, mi sono intenerito. Mezz'ora di trasmissione, come se stessero intervistando Kennedy, Roosevelt, Camillo Benso di Cavour, che vi devo dire. Adesso hanno deciso di cambiare immagine, quindi di presentarsi tutti i responsabili. Prima aggredivano. E così ho visto Di Maio che... Ma mi sembrava di assistere, lei ricorda le vecchie... Heidi, le fa. A un certo punto io mi aspettavo che si sentisse in sottofondo la sigla di Heidi, sa? Ti sorridono i monti e le caprette ti fanno ciao. Poi arriva Di Battista. Di Battista le caprette facevano ciao. Non credevo ai miei occhi e alle mie orecchie. Mezz'ora dedicata a soggetti simpatici. Io ho simpatia per Di Maio, che fra l'altro è un uomo fortunato, nel senso che è passato all'essere figlio di famiglia, vicepresidente della Camera, leader mondiale. Dibattì, me lo ricordavo che proponeva la rivoluzione. Mi ricordavo anche che erano andati freschi freschi tutti in processione in Grecia, quando c'era il referendum indetto da Tsipras, tutti in Grecia a portare solidarietà e a prendere il modello greco come modello da esportare in Italia. Appena se ne sono andati, Varoufakis si è dimesso, Tsipras è caduto. Beh, io non credo di esagerare con le proporzioni. Il 10% del dibattito pubblico italiano è dedicato al merito dei problemi, il 90% al circo equestre mediatico, alla politica politicante, a personaggi in cerca d'autore, ai pollai televisivi, quelle trasmissioni che non servono assolutamente a niente, salvo che a tentare di difendere un po' di ascolti, che sono in crollo verticale.